Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione comunale del venerdì. Partiamo con il discorso legato ai cantieri. Si è concluso da pochi giorni il cantiere del Galfra, dell'ampliamento del campo di calcio. Tra poco tempo, con gli ultimi aspetti burocratici, la società di calcio potrà prendere possesso e utilizzare quindi l'ampliamento di questo campo sportivo. Da questo momento possono quindi partire il progetto per la sistemazione e la ripiantumazione dell'area esterna al campo di calcio, il Parco delle Rimembranze. In alcune vie comunali in questo periodo vedete dei lavori di installazione di pali nelle vicinanze degli attraversamenti pedonali. Sono i famosi pali per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale che avevo annunciato qualche mese fa. Presto quindi saranno completi anche quei lavori. Inciviltà e degrado. Da troppo tempo, da spesso, mi vengono segnalate atti di inciviltà e di degrado nel nostro territorio. Partiamo con l'abbandono dei rifiuti nei boschi. Invito la cittadinanza, qualora dovesse vedere auto o furgoni entrare nei boschi per scaricare, come qualcuno già sta facendo, a segnalare tutti questi movimenti al comando di polizia locale. Deiezioni canine. Tocca fare lo slalom in paese per arrivare in comune o per arrivare in qualsiasi parte con le deiezioni canine. Anche qui è questione di civiltà. Se per caso davanti a voi vedete qualcuno che ha il suo cane e non raccoglie la pupù del cane, invitatelo a farlo. Il comune, grazie al consiglio comunale dei ragazzi, nei prossimi giorni provvederà a installare dei cestini appunto per la raccolta delle deiezioni canine e partirà anche una campagna di sensibilizzazione. Dopo questo richiamo al senso civico, gli eventi della settimana. Questa sera alle ore 21 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza, una serata dedicata alle discriminazioni nello sport con Ivan Vaghi. Domani alle ore 15 presso il campo sportivo Galfra, una partita di calcio al femminile negli eventi della settimana contro la violenza sulle donne. Sabato sera alle ore 21 in Aula Consiliare apre la mostra dedicata alle nuove e vecchie schiavitù. Domenica alle ore 18.30 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza la proiezione del documentario sul ciclismo, organizzata dalla Proloco dal titolo Storie di ciclismo. Mentre venerdì 16 alle ore 12.30 in Aula Consiliare la riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi congiunta con il Consiglio Comunale degli Adulti. All'interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi consegneremo una targa a merito civile a Francesco Mirra, un vigile del fuoco che ha fatto del bene, e lo racconteremo poi durante quella seduta. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!